25 Arrigo, 4 Gregorio, 29 Morabito, Morabito 29, 7 Minutoli, Minutoli 7. A posto. Ultima partita di queste finali regionali 3x3 da Marsala, Piazza della Vittoria. Si affrontano nel derby dell'Unime le ragazze in maglia bianca con quelle in maglia blu per il titolo regionale Under 18. Sono sempre Roberto Guardano, vi accompagno per quest'ultima diretta. Vado a leggervi le ragazze in campo, le formazioni in campo, ovvero numero 29 in maglia blu, numero 29 Bardarei, 23 Lecai, 14 Fiorentino, 45 Shine, maglia bianca Arrigo, numero 25, numero 4 Gregorio, 29 Morabito, 7 minuti lì. Possiamo. Arbitri sono Campanella e Sguali. Subito in posto di palla, Lecai va a segnare immediatamente. Tutte le ragazze già viste bene in Serie B. Bardarei gioca anche in Serie 2 con, gioca quest'anno in Serie 2 con Patti. Lecai è la numero 23. Gregorio prova la penetrazione, perde palla tra le gambe di Lecai, poi serve sull'esterno Arrigo, che si è tempo di venire stoppata da Lecai. Rimbalzo di Fiorentino, si allontana. Ringraziamo Bruno Licari con i pasticcini. Lecai, tiro lungo, rimbalzo di Fiorentino, subisce fallo di Morabito. Andrà la lunetta, 1-0 il punteggio per le ragazze in maglia blu, che adesso possono aumentare il loro vantaggio in questa finale regionale Under 18. Fiorentino alla lunetta per un tiro. Ricordiamo che la categoria Under 18 al terzo posto ha chiuso la Stella Palermo, vittoriosa per 6-2 sul Catania Basket. Segnala sotto Lecai. Ovviamente non è buono il canestro, ma andrà alla lunetta perché ha subito anche fallo. Fallo bianco, sì. Secondo fallo. Sempre se un canestro forse in più che non c'è. Ok. Tiro corto di Lecai alla lunetta, rimbalzo dalle mani di Arrigo che si allontana, trecine di Arrigo piuttosto vistose. Gregorio si gira, si rigira, il Fiorentino su di lei. Dunque ci prova dalla lontana, distanza lontanissima Arrigo. Due punti, tiro da due di Arrigo. Avanti le bianche, 2-1 sulle blu. Ma Bardarè tira, subisce il fallo di Gregorio. Terzo fallo per le bianche, Bardarè andrà a tirare. Angelica Bardarè, piazzese, ricordo quest'anno ha giocato con la formazione di serie 2 dell'Alma Patti. Libero assegno per Angelica Bardarè. Morabito. Gregorio. Prova da due ancora Gregorio, la spara. Rimbalzo che Fiorentino riesce a tramutare in palla recuperata e alla fine subisce anche fallo una ragazza in maglia bianca, ovvero un Morabito. Fallo di Fiorentino che si lamenta un po' con Sguali. Qui accanto Giulio Accardo, che è stato telecronista quest'anno a Trapani. Com'è la partita finora, Giulio? La partita è bella e interessante anche perché è combattuta e vivace. Si vive molto sotto le planche, ecco qui un altro fallo fischiato al rimbalzo, molta cattiveria tra le giocatrici. Quarto fallo per la formazione in maglia bianca, stavolta subito Lecai, non si va a tirare la lunetta, sarà Angelica Bardare che prova l'azione, supera l'avversaria, va a appoggiare il canestro, rimbalzo di Lecai, subisce ancora fallo, Martina Lecai, un fattore sotto canestro. Avrà adesso un libero a disposizione la giocatrice di origini albanesi, che stanno titolare in Serie B con l'Unime. Gran partita la sua finora. Rimbalzo dopo l'errore al libero, questa volta è Arrigo che se la porta fuori. Finora dice di un tiro a due Arrigo. Serve Morabito, si allontana. Prova a sfidare Fiorentino, va a appoggiare in terzo tempo, il tiro è corto, rimbalzo di Lecai per Bardarè. Sulla sinistra per Fiorentino, ancora Bardarè, finge il tiro 2, gioco di palleggio, step back, poi alla fine vuole dare la palla a Lecai, palla recuperata in realtà da Gregorio, si trascina la sfera fuori dal campo, sarà check per le ragazze bianche dopo l'ultimo tocco di Lecai. 2-2 Giulio.
Sì, continua questo punteggio di parità, una partita veramente equilibrata. Praticamente ci sarà un mini supplementare da 5 minuti e mezzo, visto il 2-2 che continua a persistere. Esatto. Bardere sul perimetro, serve le Lecai in post basso, si gira, tiro in lungo in mezzo di Gregorio, forse la più bassina in campo, ma quest'ora abbiamo visto anche di un Ventello, se non erro, in Serie B, sarà MVP di giornata con la formazione universitaria del capoluogo peloritano. Bardere, ancora check, sfrutta il blocco di Lecai due volte, ma la difesa blu e bianca è molto forte. Fallo offensivo di Bardere, la fissione di Colo Campanella di Palermo. Dunque sarà palla bianca, falli se non erro sono 1 a 5, giusto? I falli. 5 a 2. 5 per la ragazza in maglia bianca e 2 per la ragazza in maglia blu. 4:50 alla fine di questa ultimo otto, di questo ultimo ottimo per il titolo regionale Under 18, 3x3. Chi vince andrà a Lignano Sabbie d'Oro, chi perde a Roseto degli Abruzzi per la finale 3 della LB3. Morabito per Arrigo, finge il tiro, poi serve ancora Morabito, penetra, ma davanti si ha Lecai che è un muro, deve rifugiarsi su Arrigo, tira da 2, tiro corto, rimbalzo di Fiorentino, consegnato per Bardere. Lecai in mezzo al pitturato, ancora per Fiorentino, grande gioco a 3 delle due ragazze in maglia blu, rimbalzo di Lecai dopo l'errore sotto canestro, ancora un errore, un arcobaleno sopra il ferro. Dunque Arrigo per far ripartire le bianche, sempre 2-2 il punteggio in questo derby messinese, finale Under 18, gran canestro di Morabito, 3-2, avanti le bianche, la numero 23, canestro della 29 Bardere adesso, 3-3 il punteggio, Morabito strappa la palla alle Cai. Quarto fallo per le blu, si avvicina il computo dei falli, iniziano ad essere più livellati. Gregorio lontanissima dal canestro, addirittura forse non ripresa dalla telecamera. Però il cameriere non va a segno, Bardare si allontana sopra la linea del tiro da 2, Lecai non si gira per invece di fuggirsi in Bardare, la spara, gran canestro, Bardare! Time out richiesto alle ragazze in maglia bianca, 5-3 avanti la formazione blu. Trascina da Angelica Bardere, Giulio Accardo. Si vede nettamente che quelle in maglia blu sono più forti a rimbalzo, dominano a rimbalzo d'attacco, quelle invece in maglia bianca cercano di metterla sull'uno contro uno andando in velocità. È una partita che è molto equilibrata e molto divertente, 3 minuti e mezzo mi aspetto veramente vivaci. Assolutamente sì, partite molto divertenti in queste finali 3x3, tutte quante molto equilibrate. Ricordiamo che l'Under 14 è finita 5-3 del Verga su Alcamo, ma fino all'ultima partita è stata molto equilibrata. 6-5 la finale Under 16, addirittura con l'Unime che stava per vedersi strappato il titolo Under 16 da due liberi del Verga Palermo, che non li ha messi a segno. Alla fine 6-5 è medaglia d'oro per le ragazze messinesi. Adesso derby, ripeto, dell'Unime per il titolo Under 18, massima categoria del 3x3. Molto popolato in questo momento, magari il gran caldo e un leggero venticello, il campo numero 1 di Piazza della Vittoria dello Shock the Ground, 12esima edizione. Stasera ci sarà il concerto anche qui finale degli Shakalaka, se non ricordo male. Gregorio per Morabito, riprende la partita con le bianche in posto di palla. Morabito prova penetrazione a 2 addosso, gran canestro di Morabito, accorcia distanze, 5-4, 3-10 alla fine. Bardere si prende il blocco di Lecai, Bardere passo indietro, prova a spararla da 2, il tiro è corto, rimbalzo di Lecai che lo strappa all'avversaria, rimbalzo di Bardere, va a segnare Angelica Bardere, 6-4 più 2 per le blu. Unime blu che vuole conquistare questo titolo. Intanto è entrata in campo per la prima volta numero 7 Laura Minutoli per le bianche. Le do il cambio a Arrigo, anche lei autrice di un tiro da 2. 2:39 alla fine, Angelica Bardere in posto di palla. Punti da play per le blu. Check effettuato. Consegno per Lecai. Martina Lecai ancora verso Bardere. La spara Bardere, gol canestro di tabella, Angelica Bardere, 8-4 il punteggio.
ragazza piazzese, mette il punto esclamativo su questa finale under 18 e a questo punto si avviano a allargare il divario. Ragazza in maglia blu, già più 4 doppiate le bianche. Adesso il tiro da 2 di Gregorio non andò a segno, ma ancora le bianche in posto di palla con Morabito. Non riesce ad avvicinarsi, si rifugia in Gregorio. Alice Gregorio la spara, tiro lungo, rimbalzo di Barderè. Ben marcata, alla fine si libera, ma addosso viene raddoppiata a Gregorio. Strappa la palla a Gregorio, va a finire fuori. Sarà check per le bianche, l'ultimo tocco è stato di Barderè. Grande difesa, Giulio Riccardo. Grande difesa, molto aggressiva, qui recupera un pallone con una furbizia sul raddoppio spalle. Difesa molto aggressiva, questo tutti devono fare se vogliono recuperare i 4 punti di stacco. Esatto, qua Lecai strappa la palla a Morabito, dal palleggio direttamente. Poi da Barderè che commette un'infrazione di passi. E dunque sarà palla bianca. Sicuramente a Barderè della chiamata, non se l'aspettava. Adesso minuto lì per il check. Guardiamo in panchina per le blu, c'è Shine che è infortunata, era in panchina anche per l'under 16. Arrigo tra due avversari che a terra subisce fallo. Fallo e blu, quinto fallo, dunque ancora ci sarà solo check, non è. Non sembra la lunetta. Si incarica Asia Morabito del check, glielo dà a Barderè. Morabito per Minutoli sull'esterno, la spara Minutoli, tiro al corto, rimbalzo di Arrigo. Si allontana, devono giocare veloce, mancano meno di un minuto, ragazzi in maglia bianca per recuperare questi 4 punti di svantaggio. Barderè non riesce a contenere il rimbalzo in mano, subisce fallo, poi la numero 29, Asia Morabito, andrà dalla lunetta perché era in atto di tiro. Un tiro per Asia Morabito, 8-4 il punteggio, 4 punti che sono un'enormità nel 3x3 da recuperare per le bianche. Non è ancora detto, il tiro è corto di Morabito. Il caldo della stanchezza si fanno sentire per la ragazza in maglia bianca. Rientra Gregorio, le dà il cambio Minutoli. Barderè serve in post alto Lecai, ancora Barderè al centro del pitturato, si gira Lecai, viene abbracciata, fa canestro, subisce anche il fallo. Punto esclamativo sulla, sulla vittoria del titolo regionale under 18, 3x3 per Nime Blu a questo punto, 9-4 il punteggio, con un tiro libero aggiuntivo per Martina Lecai, con Angelica Barderè decisiva in questa finale, ma anche Lecai, caspita, 10-4 per lei. Giulio. Sì, questo è il classico dagger, l'ammazza partita, ormai queste lunghezze di divario sono troppe da recuperare quando mancano meno di 30 secondi, vediamo cosa prova adesso l'attacco in maglia bianca con un floater che non va dentro, lascia di nuovo la palla a Roberto. Barderè porta la palla fuori, ormai c'è soltanto a gestire il tempo per le blu. Barderè si allontana tantissimo dal canestro, difende molto attaccata da Morabito, alla fine spara Fiorentino, tiro in lungo, rimbalzo ancora di Morabito, 7 secondi, devo provare il tiro da 2, almeno per cercare di accorciare distanze, ma tocca la linea laterale, ormai la partita è finita, ci sarà l'ultimo check, 3 secondi, rientra in campo anche Minutoli, soltanto per la gloria, per ultima azione, dice Campanella, l'altro arbitro della Sguali. Check, parte il tempo, 2 secondi, prova a spararla, ancora Barderè, palla va fuori, festeggia, Anime Blu è campionessa regionale, under 18, 3x3. E io vi lascio, ci vedremo a brevissimo per le premiazioni.